bentornati a una nuova puntata di Vic e Sara alla ricerca del disco perduto. No, andiamo alla ricerca dei negozi, dei caffè. No, neanche. Sono così perché non l'ho bevuto. No, stiamo andando a velocità siderale verso un posto molto metal che è Chioggia. Me l'hanno consigliato, mi hanno detto guardate che lì è pullula di metal, anche nell'aria proprio lo si respira, non è vero. Stiamo andando, adesso siamo in tangenziale qui a Mestre, Sì, Mestre. direzione, Lubiana. no, Slovenia, chissà, magari c'è qualcosa, dovrebbe esserci qualcosa, Di non solito quando ci è siamo andati le altre volte che abbiamo altre trovato volte cose molto c'era. E carine. così sfatiamo anche il luogo comune, che ogni volta che io dico vado in Slovenia e qualcuno mi dice dove vai, vado in Slovenia, pensano tutti che vado in realtà Parti per la guerra. verso la povertà e verso tipo, non so, le case distrutte. Loro si ricordano tipo la guerra, l'ex Jugoslavia. Non è più così, amici, e poi ve lo faremo vedere magari, giusto? Bene, non vedo l'ora di andare con le mie di tozza unte a toccare vari dischi in vari negozi. Bene. Vediamo quindi appena arrivati Sarà lì, qualche ora. tra un paio d'ore. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sani e salvi, anche se guidavo io, e non siamo mica a Rocca Malatina, oppure che ne so, a Pozzallo o a Borgo Panigale come qualcuno pensa. No, siamo veramente in Slovenia, siamo veramente a Lubiana. E guardate lassù, cameraman, eccolo qua, questo è il castello di Lubiana. Oggi è domenica e siamo arrivati qua, quindi è tutto chiuso per gli acquisti e per gli eventuali negozi di Aspettiamo dischi. domani. Domani o dopodomani vedremo, intanto noi ci facciamo un giro in generale. Noi Andiamo a mangiare siamo già con andati a snasare comunque davanti alle vetrine per vedere che esistano ancora. Vabbè, io vado proprio a cercare del vediamo cibo. domani. Devi spingere. Allora, perché siamo in questa posizione? Perché il metal è sofferenza e quindi noi. E piove. E piove. E non so dove appoggiare il Quindi, telefono. prima tappa di Lubiana dei negozi, a parte queste signore che ci stanno parlando in sloveno dietro, che è questo negozio qui, che vedete, che si chiama Spinvinile, nel centro praticamente di Sul Lubiana, canale. sul canale, ed è un negozio secondo me molto molto figo, è il primo di quelli che andremo a visitare. Ora non vi dico di venire esattamente a Lubiana solo per questo negozio qui, però se passate da qua, che è una città molto carina, questo ad esempio è un bel negozio soprattutto, no? La signora che sbatte i Che tappeti, sbatte i quindi fra un po' tappeti, sbatterà perfetto. anche noi, quindi adesso andiamo Andiamo dentro, a poi vi faremo vedere. vedere Magari non cosa trovi niente. c'è. Io non Le trovo uscire niente erano per una piene di volta, roba. dai. Vabbè, andiamo. E siamo usciti anche da qua, non ci abbiamo messo tantissimo, dai. No, stavolta siamo stati abbastanza E veloci. qualcosina abbiamo comprato, questa è la comoda borsa del pane che ci hanno dato, come si faceva una volta. Adesso andiamo a vedere un altro negozio che in realtà non abbiamo mai visto qua a Lubiana, perché non c'era le altre Non volte che siamo c'era, no, venuti, anche quindi perché noi guardiamo sempre tutti i negozi che ci sono e questo o ci è ce ne sono sfuggito, ma ancora non c'era. 2-3 da vedere. Sì. Quindi adesso andiamo al secondo, che è quello che non abbiamo visto, se è aperto. Se non è aperto andiamo in quello un po' più lontano, che è quello che invece conosciamo. E boh. Dove tu hai comprato i lordi l'altra Dove io ho volta? comprato i lordi anni fa. Andiamo, dai. Noi stiamo Qua, andando, adesso io dai lì. mi uccido, stiamo andando lì. Questo negozio ha la Questo negozio si particolarità di avere chiama record Record Slow. slow. Ed ha la particolarità del fatto che la È negoziante, aperto o il quando. negoziante, adesso non mi ricordo se era maschio o femmina, perché una volta sono beccato una tipa, una volta un uomo, Vabbè. adesso si investono, fa gli orari e come Che cazzo gli pare a cazzo gli loro. pare? Quindi tipo, in realtà tu leggi che è Noi adesso aperto, ma andiamo, vai probabilmente è sempre un chiuso. po' così, cioè nel senso non lo sai mai. Quindi adesso noi andiamo a vedere, se è aperto bene, se no ci torniamo un altro momento. E ce l'abbiamo fatta anche qui. Questo qua è un negozio, ne siamo usciti, che è nella zona un po' più birichina di Lubiana, perché è quella un po' con i tossichelli. Non è vero, No, non è ma è vero. semplicemente una zona in cui ci sono molti più murales rispetto alla cosa. E quindi, Ci sono i centri da signor sociali, anziano, secondo quale me. sono? La prima cosa che viene da pensare è la droga. Ma un Ma po' non di è vero, droga c'è comunque in era giro, aperto, andate a il signore era vedere. abbastanza gentile. C'è una discreta selezione di musica metal, parliamo sempre di vinili, CD non ce Non n'è, c'è un nel senso cacchio, che ma c'è neanche veramente poco. nell'altro, poca roba. E
e roba alternative, insomma qualcosina la trovi. Io ho comprato solo un vinile, poi vi farò vedere cosa ho comprato. Io zero. Zero, non è metal, quello che ho comprato io. E niente, andiamo a vedere allora quel negozio, sempre che nel frattempo forse teoricamente è aperto. Ci sono dei buon temponi slavi che ci parlano di fianco, e che forse è aperto. Signore, vabbè, si fa un po', infatti sarà al telefono con il signor Stefano. Allora. Comunque, al di là di questo, e andiamo a vedere l'altro negozio, vediamo com'è, perché quello anche per noi è la prima volta. Emozionata? Tantissimo, ah, quando trovo un nuovo negozio di dischi sono molto emozionata, perché chissà che cosa si può celare al suo interno. Yeah. Potrei trovare, non so, tipo il primo dei Ferryman in vinile. Oh, sicuramente. Arrivederci. Clicca. Ah, sempre, ogni volta. Siamo spostati nel centro storico di Lubiana, vedete, questa è proprio la cattedrale, il monumento, non è vero, siamo in un centro sociale perché noi siamo delle persone malvagie e drogati soprattutto. E, però vedete, guarda, guarda cosa ci siamo persi. Aspetta che devo girare. Fiera del disco di Lubiana. Il 4 e il 5 maggio c'era la fiera del disco, noi non c'eravamo, eravamo qua di Bologna. La prossima volta buona sapersi, bisogna. Fiera del disco di Lubiana. Io sto logo qua, l'ho già visto. Quale? Chi lo sa ce lo dica. Quindi cosa vuoi andare a vedere? Vengono i NoFX il 30 maggio. Ma i Circle Jerks aprono i NoFX? Eh? Così. Anche i Nebula vengono. Vabbè, vorrei andare a vedere il Tolmineto. Dal 24 al 28. Cioè ci sono gli Electric Wizard, Testament, Exodus. Tanca, io sto dicendo quello che piacciono a me. Primordia. Vabbè, ci puoi ancora andare. Ignorantissimi Dust Bolt, vaffanculo. Mica aerea. Toxic Holocaust. I Metro, grandissimi. Bravo. Molto sottovalutati. Vabbè. Vabbè, pensaci. Ci penserò. Cioè, noi siamo entrati in un Muller perché piove fortissimo. Siamo entrati dentro al Muller, che è praticamente. Stiamo ruttando nel frattempo, nella via centrale di dove c'è la cattedrale. A un certo punto girate a sinistra e ve la fate tutta. A un certo punto trovate questo Muller. E mi abbiamo detto, vabbè, piove, andiamo dentro al Muller così smette di che piovere. Di solito in Germania in Austria. Di solito in Germania ci sono. Vediamo magari. Ci sono. Va bene, adesso andiamo a spulciare. E voilà. Ce n'è uno dei Bloodbound di fronte a te, guarda, lì. Cazzo, lo vado a prendere. Guarda, una copertina generata con l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale per le copertine dei dischi? Mi lasci in pace. Sinonimo di qualità. E niente, siamo usciti dal Muller. Sembra di comprato di tutto. Sembra di stare in Germania ormai, non siamo neanche perché più. Quello di fronte vende pretzel, quindi. Comunque, ribadisco, dalla cattedrale. Voi vi trovate di fronte alla cattedrale di Lubiana. Sulla vostra sinistra c'è una strada, ve la fate un po'. In un italiano molto inventato il mio. Vabbè, insomma, a metà strada di questa strada qui, che non so come si chiama, c'è il Muller. Quindi se volete comprarvi qualunque cosa da mangiare, schifezze, cose varie, più Ulica. Una selezione di vinili. Ce n'è abbastanza, non è esattamente come i Muller giganti della Germania, però ho trovato delle cose carine. Esatto. E i prezzi sono quelli della Germania. E adesso comunque andiamo nell'altro negozio, che non so dove sarò, è proprio qui vicino. Ma è un po' più avanti. Ha smesso di piovere, forse. Incrociamo le dita. Vado. Andiamo, dai, ci vediamo lì. E siamo giunti davanti, mi indica, signorina. Ok, questo è l'ultimo probabilmente negozio che vedremo. Ah, Lubiana, questo si chiama? Roccheria, bene. Non che l'abbiamo mai, non visto, mai quindi visto. Entriamo per la prima volta e poi vi diremo se com'è. Abbiamo comprato e com'è. Devi cliccare tu però. Siamo usciti, piove ancora. Si piove ancora, comunque vabbè, carino. Qualcosina ho comprato, carino. Non Non è enorme, vinili non c'è quasi niente, soltanto CD. E I prezzi si aggiravano, non so per quale cavolo di motivo, tra i 14 e qui, tra i 13 e i 14 euro, ma tutti così. Ma anche cose che non so, trovi a 2 euro, costava dai 13 ai 14 tranne euro. Vabbè, alcune cose, quelle che ho preso io perché io vado sempre e tendo al risparmio, che ho trovato ovviamente a molto meno di quella cifra lì, anche la metà, insomma, perché sennò restavano dove erano. Quindi detto ciò, penso che abbiamo finito i negozi di dischi qui a Lubiana, quindi
Quindi sì, niente. In realtà se ne troviamo qualcuno in giro nei nostri prossimi giri ve lo faremo vedere, se no altrimenti ci vediamo comunque più tardi, cioè a voi camera. Tra pochi secondi, tra voi e da noi un po' più tardi, in camera, che vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Quindi ci vediamo là. Un biscotto che non voglio niente, non voglio niente. Siamo arrivati, piove sempre. Un fradicio. Un fradicio. Questi comunque sono i capelli di una persona che ha preso l'acqua. È il video invece riassuntivo dei negozi che abbiamo visto a Lubiana e di quello che abbiamo comprato. Quindi, dove siamo stati come primo negozio? Spin Vinyl, che è quello lungo il canale. Io sto mangiando il biscotto. Vabbè, cos'hai comprato? Io sì, abbiamo comprato a Spin Vinyl. E io ho comprato forse una delle copertine più brutte del metal, una delle molto tante. Brutta. Comunque il gruppo a me è sempre piaciuto. Questo è un disco del 2019, i Flotsam, Flotsam and Jetsam. E questo è The End of Chaos, vinile nero. Guardate come sono truci anche i nostri ragazzi. È veramente brutta. Altro che intelligenza artificiale, guarda, veramente demenza artificiale. Mi ricorda un po' Dance of Death degli Iron Maiden, la copertina più brutta della storia. E poi ho preso il gruppo preferito di Vittorio Sgarbi, perché non è più capra, 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 ma è Pigs, 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 Pigs. Sette volte maiali, e il gruppo si chiama veramente Pigs, 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 che non lo conoscesse. Il disco si chiama Viscerals. E qui c'era scritto che era un colore rosso, blood, cioè rosso sangue e interiore, in guts, interiore, è questo. Direi che è quello. Che in realtà, come si chiamava quella, la zuppa inglese? Sì, la zuppa inglese, color zuppa inglese, bastava scrivere color zuppa inglese. Vabbè, comunque questo qui è un album, io non avevo mai sentito loro, li conoscevo ma non l'avevo mai ascoltato, quindi l'ho trovato e mi ha fatto piacere comprarlo. Questo è tutto quello che ho preso. Questo Spin è quello che ho preso da Spin Vinyl. Ma vinyl o vinyl? Vinyl. Quello. Allora, io mi sono comprata Machine 15, si chiama quest'album. Album. Sì, Machine 15 dei Millencolin, versione 15° anniversario, colorato. Qui c'è stato il Toto, secondo te di che colore è? Questa volta ho vinto io perché era grigio. Argento. Come il tempo che è. Argenteo. Plumbeo, molto plumbeo, no. Plumbeo come cantavano in Quinto Rigo, grigio vagabondare. La bambina. Una abbiamo rapita, ma adesso non si può. Una bambina. Poi ho preso Straight Ahead dei Pennywise, in questa edizione colorata. Di fatto, questa copertina sarà? Qua a me ricordava, non so perché, ma quello della band che non ho mai sopportato. Fate No More. Fate No More. Perché una copertina bianca fatto una copertina rossa, simile, Fate No More. Bianca, rossa e nera, sì. No. King for a Day, Full for a Lifetime, può essere. Questo è? Niente, lo ricordi? No, non lo so. Ah, è quello del colore strano. Sembra nero, ma non lo è. È un magenta scuro, marmorizzato, nero. Magenta l'ha visto poi in un'altra vita. Pensavo stesse cadendo. Poi ho preso Land of the Free, sempre dei Pennywise, edizione colorata, anche questa era, se non ricordo male, argento, perché hanno una gran fantasia alla Epitaph. E della Epitaph? Ho detto una cagata? Non lo so, della Epitaph. Avrò ragione. Comunque, Spin Vinyl, lo Spin Vinyl, è il negozio che poi noi vi consigliamo se venite a Lubiana, perché è veramente carino, poi noi ci siamo affezionati perché ci andiamo sempre. Ed è in centro, sempre in centro. Andando, facciamo il secondo che abbiamo visto, in realtà era Record Slot, che è nel quartiere, quindi potete attraversare fino ad arrivare al ponte, quello con i quattro draghi, superato quello inizia il quartierino, quello un po' più loschetto, e lì c'è all'inizio Record Slot. Io da Record Slot ho comprato un album solo. Io non ho comprato niente da Record Slot. c'era della roba, però insomma ho preso questo perché l'ho visto, non è metal. Ed era un album che poi fondamentalmente ce l'ho in CD, ma lo volevo anche in vinile, sono i Pogues, con Room, Sodomy and the Lash, del compiantissimo Shane McGowan. Comunque questa edizione nera lo volevo, l'ho preso lì e basta. Però negozio che tutto sommato, se fate molto un carino, giro, sì. È molto carino, c'ha un sacco di roba anche in generale, anzi forse ha più roba non metal che metal fondamentalmente, yes. E niente CD, però si trova tutto anche a prezzi abbastanza abbordabili.
Prezzi Slovenia abbastanza decenti, abbordabili, sì. Sì, non c'era. Un po' simile al Germania. Dopodiché abbiamo scoperto che, e questa è una grave mancanza nostra, c'era un Müller, ma perché, essendo un Müller fuori dalla Germania o dall'Austria, non pensavamo potesse nascondere. No, ma non pensavamo che ci fosse il Müller, poi Esatto, non non pensavo. pensavamo che dentro ci Invece fosse c'era, e mille, c'erano mille piaghe anche, di come in roba Germania, sopra, sì. i CD e cose, quindi noi abbiamo preso. Allora, io faccio vedere, ho preso questo vinile qua dei Death, che è Human, prima perché ovviamente aveva questa ristampa, è stata fighissima perché c'ha come si dice, l'olografica, la copertina Oleografica, oleografica, nel senso che è oleografica. molto unta, vedete. E soprattutto, vabbè, per gli amanti o per chi odia i vinili colorati, questo allora non compratelo L'ho perché preso al volo, stava è cadendo. l'edizione quella stile Mastodon, avevo già fatto vedere un album dei Mastodon che aveva l'EP dei Mastodon che Bello il aveva logo, sì. questo qua, Ma non è questo trasparente, non è no, è trasparente, opaca. guarda, non so neanche che colore sia, guarda. Comunque questa è la riedizione del Lo vinile metti in dei fronte. Death, bella. E poi già che Perché hai c'ero, comprato sempre al delle cose Müller, ho uguali. comprato due CD di una band che in realtà è più per lei, però Abbiamo comprato 4 CD in che in realtà a me realtà. piace un sacco, sono gli Amaton. Amaton, scusate, gruppo Ematoma in tedesco, che un saggio mi disse che quando c'è un gruppo che ha i due puntini nel nome è sinonimo di qualità. Quindi. E poi ho preso anche Masketball, sempre dei Io c'è Amaton. da un po' che ce li ho qua. Quindi Ah, ok. Come abbiamo preso sì, siamo uguale. scemi, ce li sempre voi. Un antitaccheggio del Esatto. Muller, me l'ha Però lasciato è una band attaccato. che piace a tutte e due, quindi bella lì. Comunque, se andate al Müller, passateci perché lì veramente ha un sacco di CD e Io un non sacco tocco i prezzi, però di vabbè. vinili. Io ho preso Opus Contra Naturam dei Behemoth, che mi sembrava molto carino, era lì, costava poco, che fai, lo lasci lì? Io Edizione l'avrei lasciato lì. 10 pack, tutto bello zigrinatino sopra, non saprei come... tridimensionale. Posso dire che è belloccio lui? Un po' strano, Ma però il vabbè. commesso è Muller? No, cantante di Behemoth. Ah. Dopodiché ho trovato Hey, Hey. Hey, dei Subway to Sally, band folk, Ma chi di cazzo è? quelle No, ma poi, classiche ma chi tedesche cazzo, che che copertina piacciono a brutta era? me, la copertina fa veramente schifo. Vabbè, posso dirlo. Non è fatta con intelligenza artificiale, però fa cacà uguale. E poi potevo, dopo averlo visto, lasciarlo lì, Tales of Il the pezzo Nosferatu, dei forte. Bloodbound, il carico da 90. Bellissimo. Edizione Digibook. No, Doppio edizione CD. audiolibro, doppio Doppio CD, CD. bla bla bla. La cosa che vorrei far vedere è che dentro c'è il fumetto, Il Valletta. fumetto non è quello di pesce, però, attenzione. Oh, guarda. Ecco, vedi, sono fidanzato col demonio. Ma va È la bene, loro mas è la ok. storia della loro mascotte, gira gira. Vabbè, un po' di foto dei concerti perché è un Ecco, vedi. live. C'è la C'è storia a il fumetti fumettino. della loro Guarda. mascotte che si chiama Nossen, mi sembra. Ma se non sei tu, guarda, Bellissimo, e in fondo ci sono, prima che mi caschi, CD, DVD, no, audio CD e Blu-ray. Molto bene. Detto ciò, Abbiamo finito, ah no, l'ultimo tu, negozio, è vero. Che abbiamo visitato, quello a Viana, poi fondamentalmente uno l'abbiamo saltato perché è un negozio che non ci sta simpatico, ma non perché non ci sta simpatico nel Non ha senso senso il odio posto. il tipo, non ha senso perché comunque è tutto È tutto alla incasinato, rinfusa, lui tutta non sa che roba usata. cos'ha, quando chiedi dei prezzi ti spara dei prezzi che sono proprio E te li assolutamente fa sul fuori momento, cioè mercato, cioè se li non, inventa. molte volte non c'è il prezzo sopra, quindi Ma vai lì, se tutte, gli non c'è lui non. gira che di fartelo pagare tanto, vabbè, insomma, e quindi l'avevamo visitato 8 anni fa, non è Non ci cambiato, siamo più e tornati quindi perché non abbiamo, me cioè mi non sento ve lo preso un po' in consigliamo, se giro. ci volete andare, andateci, si chiama VOM, penso, Sì. credo, però insomma, non è uno che consigliamo. Detto ciò, siamo passati nell'ultimo negozio che incredibilmente non avevamo ancora visitato a Lubiana, si Mi ha chiama scoperto che c'era già la Roccheria. scorsa volta. Roccheria, sì. La Roccheria, che è un scorsa negozio volta che sei venuto in prevalentemente di cena, ma. CD, come abbiamo già detto, e io ne ho presi tre. I tre, e meglio, i primi tre di una band che fondamentalmente non è che sono grandissimo fan, però li ho visti lì a un prezzo decente, tenuti anche abbastanza bene, e li ho voluti prendere. Sono i primi tre dei Crematory, e quindi Transmigration,
Che è questo qua, già streaming, sempre ricreato, copertine peraltro veramente fighe, e poi Illusions, appunto sempre ricremato, di ben tedesche ovviamente che tu conosci, te ne Ma frega un il mio cazzo di preferito. cremate. Detto ciò, questo è stato quello che noi abbiamo acquistato a Lubiana, direi che per questa vacanza, mini vacanza, Credo che mini, sia tutto qui. credo che sia tutto e Se ci rivediamo, ci rivediamo, se non ci altrimenti rivediamo, non ci non ci rivediamo. Che vediamo. bella chiusura di video. Comunque, vai, salutiamo tutti. È stato un piacere, da un po' che non nomino il signor Flegias, e invece adesso l'ho nominato e quindi lo salutiamo. Salutiamo chi ci Arrivederci, sta grazie, che ci sta guardando. guardando soprattutto in questo momento, ma anche proprio a quest'ora. Sono le 20:24 del... non lo dico, però ci Io ho sta guardando e fame. adesso andremo a mangiare. Quindi saluto a tutti e arrivederci. Ali, cliccate, non mi muovo da Sei qua. più vicino Non mi tu. muoverò da qui. Dai, Non mi muovo da qui. voglio il telecomandino. Arrivederci. Ma ancora tu, ma non dovevamo vederci più come cantava il sommo? Cioè, allora, siamo tornati a Lubiana, no? Confermi, adesso siamo in macchina, in Confermo. questo che fa molto metal. E uno dice, vabbè, torno da Lubiana, devo fare la spesa, non ho lasciato niente in casa, quindi cosa fai? Andiamo a fare la spesa. E oggi ci sentivamo un po' frizzantini, abbiamo deciso di andare in un altro centro commerciale rispetto a quello dove andiamo noi. Perché dovevamo andare da E Primark niente, invece. dentro al centro commerciale c'era una mini fiera del disco. Io Quindi è veramente, toccato comprare io ancora. non ne posso più. La smettete, signori che organizzate? No, vabbè, dai, non scherziamo. Comunque, vabbè, ci siamo andati anche Non ho per quello, organizzato, quindi abbiamo fatto sia organizzate. spesa che quello. Faccio vedere velocemente, dai, così, perché Io questo era in realtà il video di Lubiana. Non ho ripreso dei Behemoth, I Love You si At Your vede niente, perché siamo Darkest. nella macchina, perché dentro c'è un Guarda, sei botto di riflesso di gente, me non si può. stessa, sta buono. L'ho ripreso perché questo ha la slip case, come cazzo si chiama, mentre il mio non ce Va l'aveva. Questo è bene, più bello, l'altro molto magari lo bello. regalo a lui, ma non è detto. Poi ho preso i Dynasty Fire, no, Fire. Fire Sign, non so, non credo di averlo, l'ho visto lì, vuoi lasciarlo lì? Tiro fuori anche questo. Ah, guarda, se tiro Poi ho fuori io trovato è un problema. dei Serenity Death and Legacy. Sarà una trashata Bello, bello, bello. unica, ma va bene. E io invece cosa ho preso? Faccio vedere la roba mia. Tu ce E n'hai come ne ancora, manca vabbè, uno? ok. Io faccio vedere che ho comprato solo CD. I Massacre, questo è, vabbè, album storico, From Beyond, io non ce l'avevo e quindi ho preso il CD. Eccolo qua. Poi ho preso, vabbè, il primo. Perché sono così Ma stavo flashati? facendo Porca vedere io cosa miseria. stavo comprato. Se ne Cosa frega dei fai? Serenity poi. Guarda come Sono flashato. poco io Serenity se continui a fare così. Comunque, ho preso perché non lo trovavo più in casa e quindi non so dove è finito e a chi l'ho dato il primo degli Un altro, Extrema. li perdi Sì, tutti tu? Tension After Sims. Ma io ne ho tanti che ho dato anche in giro. Quindi ho preso questo, poi era il Ma non trentennale, mi puoi buttare la peraltro. roba addosso, scusa, io dopo Poi quando fa stai vedere questo come zitta, che è il faccio? mio momento! Scusi, vuole Allora, dei dischi di esatto. E merda? poi ho preso i Biocancer con Tormenting the Innocent, copertina stratosferica, un thrash metal molto aggressive che piace a me. E poi torna e continua la mia riscoperta dei crematori. E stavolta ho preso Awake, dopo quelli di Lubiano. Ho preso questo qua perché non ce l'avevo. E i crematori li ho sempre Ci sottovalutati, sono invece in delle realtà mi trappine piacciono. comunque. Esatto, e poi come ultima cosa ho preso per la gioia della piccola Sarina di nuovo i Cultus Sanguine con The Sum of All Fears, cioè la somma delle tue paure, che sono le tue per quando vedi una band come i Cultus Sanguine, perché ti sono piaciuti live, mi hanno detto. No. Comunque ci terrei a salutare il ragazzo dei Cultus Sanguine, ragazzo, per modo di dire. Toh, Questo è quello che ho ciapa. preso io, lei cosa ha preso? Ha comprato E io un'altra niente, cosa. ho trovato The Eight Mountain dei Rhapsody Dei of Rhapsody Fire finti che però. andremo a vedere tra Ah, poco. andremo a vederli. Sì. Allora non sono finti. No, sono i Rhapsody quelli. I rap, gli altri. Una No, delle gli molteplici. Gli originali. Gli originali, non è originali, vero. teoricamente sarebbero gli originali Il con qualche nome è meme. rimasto quello. Sì, questi sono un po' Ci rapsodizzati in sta. varie Ma versioni. sai E che il batterista o il questo è quando riesco bassista, ad secondo me il aprirlo. bassista o il Solinas, non ho batterista ancora il video, quindi ok. è blu. Ho un guanto però, va bene? Niente. È doppio vinile Sai blu. che il batterista o il bassista, adesso non ricordo Dei esattamente, dei Rhapsody. Rhapsody of Fire, quello che c'hai in mano tu, era uno della Pupa e il Secchione della prima edizione. E io la vedevo quell'edizione lì.
E con questo aneddoto veramente, veramente carino, noi vi salutiamo, veramente, definitivamente stavolta, perché non ci sono altre file del disco intorno, grazie a Dio. Vabbè, ma magari e basta, ci vediamo. Arrivederci simpatico. Alla prossima, non lo so, video simpatici, poi è una parola grossa. Arrivederci, grazie, ciao. Ciao.